Il Rotary Club L'Aquila ha restituito alla città la Montanina, la scultura bronzea datata 1929, opera del famoso scultore Nicola Dantino, autore anche di altre statue presenti in città, tra cui quella della Fontana Luminosa. L'opera, posta al centro della fontana che abbellisce Piazza Nove Martiri, torna al suo posto completamente restaurata, così come l'intero complesso monumentale. Dopo i danni del terremoto, la notte del 12 maggio 2013, la statua, oggetto di un tentativo di furto, fu ritrovata quasi completamente scollata dal proprio basamento. Successivamente fu portata in salvo dai carabinieri e dai vigili del fuoco e trasportata in un deposito all'interno del castello cinquecentesco. Sì, questo monumento come Club Rotary L'Aquila avevamo pensato di restaurarlo già qualche anno fa sotto la presidenza del notaio Francafanti, però in quel momento qui era tutto un cantiere perché i palazzi che delimitano la piazza erano tutti in via di ricostruzione. Per cui non era il momento opportuno. Adesso è il momento opportuno, per cui il Rotary Club L'Aquila insieme al Rotary Club di Linselli in Francia e di Marimont in Belgio, con il contributo della Fondazione Carispach e della ditta Gavioli Restauri che ha partecipato ai lavori ben oltre la realizzazione proprio pratica dei lavori, è stato possibile restituire alla cittadinanza un pezzo di storia e un pezzo di tessuto urbano. Una cerimonia che ben si inquadra anche nel ricordo dei nove martiri aquilani. La giornata è iniziata infatti nel piazzale antistante l'Istituto di Istruzione Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale e la cerimonia dell'alzabandiera, è stata deposta una corona d'alloro a cura dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea. La cerimonia ha voluto ricordare in maniera particolare Fernando Latorre, studente ebreo che si era diplomato al Regio Istituto Industriale. Gli studenti poi hanno raggiunto il sentiero dei nove martiri fino a Colle Bruncioni, lungo la via della Madonna Fore. Bruno D'Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti, Pio Bartolini, questi i nomi dei nove martiri aquilani, tutti tra i 18 e i 20 anni. Dopo l'8 settembre del 43 si erano uniti a gruppi partigiani che combattevano le truppe di occupazione tedesca. Per sfuggire ai rastrellamenti si erano rifugiati sulle montagne a Colle Bruncioni. Il contingente tedesco riuscì però a catturarli a seguito di una delazione. Dopo essere stati condotti nella caserma Pasquali, i nove giovani furono costretti a scavarsi la fossa e fucilati. Lei oggi è voluto esserci, la sua testimonianza è importante, soprattutto per i giovani. La ringrazio di questa considerazione, sì. E per me è una cosa un po' emozionante questo, anche perché mi ricorda quattro compagni di scuola mia. Dei nove martiri, quattro compagni di scuola. E purtroppo sono passati 70 anni, 75, quando mi arruolai con la Brigata Maiella nel giugno del 44 con la Brigata Maiella e andammo fin su, in Alta Italia. Lei ai giovani racconta la sua storia, i giovani sono curiosi di conoscerla. Sì, molti sono curiosi. Cioè perché no, ignorano completamente, molti giovani che dovrebbero ricordare, invece ignorano completamente il passato della resistenza di coloro che si sono sacrificati e coloro che sono morti poi, gli eroi, noi eroi io, gli eroi, quelli che sono morti sono gli eroi.